Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Jenem e oggi siamo tornati su Eurotruck Driver. Questo video lo sto registrando proprio di seguito all'altro che è uscito per il 3, cioè che è uscito il 3, poi non è questo. Quindi non so com'è andato, quindi spero che sia andato bene, spero che vi piaccia. Ho preso già un carico di soda. E dobbiamo andare da Vienna a Berlino. La distanza da percorrere è di 625 km e ci pagano, fatemi guardare, 26.416 euro. Io ho fatto il pieno, ho riparato il cane, un deficiente mi era addosso, ho dormito, cioè ho fatto il mio autista, quindi siamo pronti per partire. Il rifornimento l'ho fatto qua. Treni non dovrebbero passare perché c'è il passaggio bello e il treno è passato poco fa. Non mi sono accorto all'autovelox. Ma vabbè, sono solito. Andiamo sempre dritto. E quindi questo viaggio non dovrebbe essere neanche troppo lungo. No, io faccio viaggi, ho fatto viaggi anche di 1600 km su questo gioco. Scusate un attimo, devo stoppare. Aspetta, devo mettere 4 frecce, mi fermo e stoppo la registrazione perché questo faccio pubblicità e rompe le scatole. Ok ragazzi, ho tolto la pubblicità, ho dovuto togliere il wifi che mi avevo dimenticato. E poi sono dovuto tornare a registrare la partita, quanto odio la pubblicità, perché questo gioco comunque non vale niente, c'è la pubblicità un po' di salmi, che dura un po', che a me piace il gioco di guida, però fa schifo, è solo pubblicità. Comunque, continuiamo il nostro viaggio verso Berlino. Scusate, abbasso un po' il volume che nell'altro video era altissimo comunque. E quindi se avete visto l'altro video di Eurotruck Driver, vi consiglio di guardarlo. Abbiamo fatto un viaggetto abbastanza corto. Qua devo andare, cioè dove sono, dove sono i limiti, devo andare dritto. E ho fatto un viaggetto abbastanza corto, intanto qua facciamo le sorpasse a destra, a sinistra, ovunque. Abbiamo fatto un viaggetto, quindi dicevo, abbastanza corto da Budapest a Vienna, anche se io sono partito, ho fatto partire il video a Cucina Poca, giusto per farvi vedere un po' com'è la cittadina. Da mia sorella rompe i coglioni e se ne deve andare, grazie. Quindi dicevo, la strada tra Bucarest, no, Budapest, scusate, e Cucina Poca è bruttissima. Io devo fare rifornimento, no, è bruttissima, tutta curva, tornanti. Quindi se avete questo gioco non vi consiglio viaggi lì, se non sapete, cioè se sapete guidare bene, con calma. Ci arrivate, il limite di velocità lì è di 30, c'è un sacco di autovelox, se sgarrate vi fanno una multa di 500 euro. Qua tocchiamo il cartellino intanto. Vai, Un viaggio senza incidenti non si può mai fare. Se sgarrate, io andavo a 31 una volta, mi hanno fatto 500 euro di multa. Ma vabbè. E credo che in questi giorni farò Clash of Clans, che da tanto che non lo faccio. Porterò anche il Clash Royale perché ho acquistato delle gemme, adesso ne ho 800. E poi non so, vorrei portarvi anche qualche altro gioco. Potrei portarvi anche dei cazzeggi su Gangster Vegas, che è un bel gioco tipo GTA però per cellulari. Ed è fatto abbastanza bene. È un gioco della Gameloft. E intanto facciamo dei sorpassi. Perché questi tizi in curva vanno pianissimo. Poi sul rettilineo cominciano a dare gas.
Allora, qua c'è un altro svincolo, noi dobbiamo andare sempre dritti. Fatemi vedere la velocità, siamo a 120. Ma faccio attenzione qua che si restringe la strada. Ok. Perché quando c'è il bivio, ovviamente la strada si allarga. Stiamo arrivando a Praga, ma non è la nostra destinazione finale, ripeto che è Berlino. Ma credo che comunque già a metà di strada l'abbiamo fatto. Intanto si carica la mappa, questa è un'altra cosa, e subito mette l'autovelox, così. Entro a Praga, subito autovelox, non è il tempo di frenare, e giustamente prendo la multa. E sono già 1000 euro, due autovelox, uno a Vienna e uno qua a Praga, e siamo a posto. Ovviamente parlo perché non voglio farvi restare il video vuoto. Vediamo se i deficienti che devo fare. Guardate adesso come girano. Ecco, guardate, si fermano e girano. È fatto malissimo, però ci gioco lo stesso. Perché, vabbè, si guida, si viaggia, quindi mi piace questo tipo di gioco. A me piacciono questi giochi. E mi devo comprare però comunque per il PC Euro Truck Simulator 2. Sarebbe bello giocare a Euro Truck col volante, però non ce l'ho, giocherò con la tastiera. Perché a Farming Simulator 17 che ce l'ho, pezzo di merda, che ce l'ho anche, gioco con la tastiera perché comunque non è un simulatore di guida. Intanto mia sorella fa un casino perché deve fare rumore per forza. Lo fa apposta. E praticamente a Farming gioco con la tastiera perché è un tipo di gioco arcade come tipo di guida. E invece Euro Truck, intanto uscivo da Praga, Euro Truck è un simulatore di guida. Farming è un simulatore di fattoria, di gestione. Quindi niente. Allora, carica la mappa. Dovremmo essere molto vicini a Berlino. Non lo so, se arriviamo a 10 minuti stoppo la registrazione perché sennò mi annoierete, oppure potete portare avanti il video. Ma stoppo la registrazione e magari registro una seconda parte del viaggio. Magari se trovo poi un'area di servizio mi fermo e finisco questo video e poi registro la seconda parte. Ah, inoltre vi ringrazio tantissimo perché me ne sono accorto proprio poco fa, prima di registrare questo video, che abbiamo raggiunto i 25 iscritti. Quindi vi ringrazio tantissimo per questo traguardo. Non so se farò uno speciale o lo farò per i 20 iscritti, però io non ho avuto tempo per oggi. Forse registrare un vlog, quindi forse quello potrebbe diventare lo speciale. Quindi allora facciamo questo sorpasso, più avanti c'è uno svincolo e noi dobbiamo prenderlo. Berlino, a destra la prima uscita. Ecco, ho preso il segno della strada. Va bene. Cos'è quello? Un rimorchio che va da solo? L'avete visto? Raggiungiamo quel rimorchio. Dai, dai, dai. Intanto accendiamo un po' i fari. Perché si sta abbassando. Credo che scala la notte. Scusate un minuto che guardo l'orario. Che io cambio la visuale solo per vedere le cose. Adesso si vede. Comincio a vedere anche il camion che traina il rimorchio. Per questo lo sorpassiamo anche alla destra. Sono 7 minuti. Vabbè. No, questo è un altro clip. Scusate, non siamo neanche a 7 minuti. Siamo più che a 7 minuti. Quindi, ragazzi, qua c'è un'area di servizio. Quindi ci fermiamo qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Se ancora non avete fatto, commentate qua sotto, scrivendo qualsiasi cosa. E noi ci vediamo nella seconda parte di questo video.